Mister, buongiorno. Siamo arrivati alla, un po' alla resa dei conti, no? Ultima partita oltremodo decisiva. La mia curiosità è come si prepara questo tipo di partita, come si affronta, nel senso che è una gara in cui da un lato bisogna vincerla per essere sicuri, dall'altro ci sono anche dei piccoli calcoli che si possono fare. Si gioca all'arma bianca, si gioca con equilibrio, come si affronta questo tipo di gara? Sì, siamo arrivati, diciamo, alla partita, perché domani è l'ultima partita di campionato, quindi la salvezza è nelle nostre mani. La partita si prepara da sola, perché si sa, è a conoscenza di tutti l'importanza appunto della partita. Poi campo pieno, stadio pieno, quindi è una partita che si prepara da sola a livello emotivo, a livello caratteriale, a livello di motivazioni. Quello che dobbiamo fare in campo ovviamente è provarla di vincere, cioè noi dobbiamo andare in campo per vincere con grande coraggio, con grande pressione in avanti, cioè noi giochiamo in casa e vogliamo dimostrarlo al pubblico che la squadra vuole vincere, dimostrandolo con i fatti. Ciao mister, buon pomeriggio. Innanzitutto mi piace, dobbiamo provare a vincere, quindi ci vuole una squadra più propositiva o una più equilibrata, anche perché sostanzialmente nel confronto a distanza con la Virtus Francavilla probabilmente hanno più loro qualcosa da perdere, visto che il Monterosi gioca in casa piuttosto che il Potenza, che ha una serie di combinazioni favorevoli. Cioè serve attenzione o serve dall'inizio premere, andare in attacco, provare a vincere anche rischiando, fra virgolette? No, l'attenzione è diciamo la qualità migliore che dobbiamo avere, perché ovviamente non devi andare all'arrembaggio, però sicuramente ho intenzione di mettere qualche giocatore di qualità in più appunto per provarla a vincere, ma sempre col giusto equilibrio, con la giusta attenzione, ma soprattutto per le preventive, ecco. Poi quello che può cambiare un attimino un po' l'atteggiamento, di essere appunto propositivi e andare a pressare anche un po' più alti, ovviamente giocando in casa questo lo dobbiamo avere. Buongiorno mister, il primo tempo di Messina ha praticamente dimostrato quello che ci hai detto in conferenza sabato, cioè che la squadra aveva fatto una settimana intensissima proprio a livello di impegno, a livello di posizione in campo. Primo tempo un pressing mai visto dalla Potenza in quella maniera. Siamo andati a prendere il Messina addirittura nella loro metà campo, nell'area loro, e l'abbiamo messo in difficoltà, perché in effetti quel tipo di intensità si è visto in campo, perché Messina infatti ha fatto un cross nel primo tempo, ne abbiamo avuto tante occasioni. Questa settimana come hai visto tu la squadra? Ha la stessa voglia, la stessa che ha avuto a Messina, la stessa cazzimma, la stessa carattere, agonismo? Perché il primo tempo è stato veramente, da tutti i punti di vista, questo, anche tattico, agonistico, di lotta e di governo anche. Poi per il secondo tempo, più che un errore di squadra, sono stati errori individuali che non ci hanno permesso forse di vincere. No, sì, quello che avevamo detto, mi aspettavo una squadra, innanzitutto quello che ho cercato di fare la settimana scorsa è lavorare sull'aspetto mentale, perché ripeto, sono arrivato dove la situazione era molto, tra virgolette, drammatica, perché i ragazzi dopo Foggia il colpo l'hanno subito, e come. Quello che ho provato subito a dire loro di avere un'accortezza tattica, dove pretendevo da loro una partita molto tattica e dimostrare che eravamo squadra, cioè muoverci in campo tutti insieme, che è differente poi dalla parola gruppo, perché la squadra è diversa dalla parola gruppo. L'hanno dimostrato i ragazzi, potevamo fare meglio a livello di possesso, a livello di qualità, a livello di fraseggio, però capisco anche che il momento era delicato, c'era un po' di paura, magari si è rischiato un po' poco. Però tutto sommato sono rimasto contento, e l'approccio che ho visto la prima settimana è lo stesso che ho visto questa settimana qua, anzi forse questa settimana aggiungo che ho visto di nuovo il credere nei propri mezzi, cioè, ho visto molti giocatori che hanno cercato la giocata importante, che si sono presi più responsabilità in fase di possesso, anche in fase di costruzione, dove era mancato qualcosina a Messina. Quindi i ragazzi stanno bene, sono molto fiducioso, perché l'atteggiamento, la testa è quella giusta.
Buongiorno mister, Francesco Lo Scalzo dell'Agenzia ANSA. Ascoltando le sue parole mi veniva in mente che c'è in questa partita c'è una questione di responsabilità, in particolare da parte dei giocatori che hanno una responsabilità di portare in salvo il Potenza Calcio e quindi tutta la città di Potenza, perché come, se, come lei ha capito in questi due anni il Potenza Calcio è la città di Potenza. Per quanto riguarda invece lei, al, dal suo punto di vista personale, c'è al di là della responsabilità che ha come, come tecnico, c'è anche vive questa partita come un'occasione, nel senso che se il Potenza, come tutti ci auguriamo, si metterà in salvo, lei potrà dire io ho messo in salvo il Potenza, chissà l'anno prossimo sono pronto per avere una squadra come tutti si immaginano di livello alto, visto che il Potenza quest'anno era partito con ambizioni diverse. Grazie. Allora, innanzitutto bentornato, perché l'altra volta non c'eri. Ben trovato, grazie. La responsabilità è, credo che sia da parte di tutti, nel senso io mi sento responsabilità, i giocatori si sentiranno responsabilità, ma anche la tifoseria stessa si sente responsabilità, tanto è vero che domani ci sarà tutto esaurito, quindi sulla responsabilità e sul momento che attraversa il Potenza Calcio agli occhi di tutti, è un momento dove ognuno di noi deve sentirsi responsabile, e chi ama questa maglia, chi lo fa con, per lavoro o per passione, la responsabilità si avverte. Per quanto riguarda la mia situazione personale, io devo pensare a domani, cioè io non ho altri pensieri che domani alle 8, poi il futuro, so che faccio questo lavoro, per, lo vorrei fare per mestiere, ci sto provando, ne parleremo domani alle 10:30, perché a questo, in questo momento non mi sento proprio di... Cioè non riesco neanche a vedere oltre, vedo, se immagino il domani vedo un muro nero, perché io domani sono concentrato sulla partita ed è quello che mi interessa. Grazie. Mister, buon pomeriggio. È importante quello che ha detto, cioè che si è alzato già rispetto alla sfida di Messina il senso di responsabilità della squadra. Era forse inevitabile, considerando che domani forse si giocherà la partita più importante, anche con il peso psicologico più forte che ci sarà sui ragazzi. In chi ha visto maggiore senso di responsabilità? O provo a cambiare un po' la domanda. Su chi si fida di più, soprattutto per quanto riguarda il ritmo e i tempi di gioco in una partita così delicata, quindi immagino un uomo di centrocampo, chi pensa che possa essere la persona che possa prendere, diciamo, su di sé il gioco e la responsabilità in una gara importante come quella contro la Virtus? Ma tutti i giorni siamo lì prima degli allenamenti e dopo degli allenamenti a valutare, a rivedere i video degli allenamenti confrontandoli con quelli che sono i dati della settimana scorsa con gli allenamenti della settimana questa qua sono stati molto più alti, quindi la squadra anche a livello fisico è cresciuta molto, siamo molto contenti sull'aspetto fisico, sull'aspetto anche di come si sono allenati. Poi, come vedo, i ragazzi stanno tutti bene, ma io sono arrivato qua che magari i nuovi scelti a gennaio non li conoscevo, però ho trovato anche lì delle belle sorprese, perché il Burgio che io non conoscevo ha fatto molto molto bene a Messina, il Castorani che io non conoscevo, non ho esitato insomma a schierarlo titolare, perché in settimana mi aveva dimostrato insomma. Ma poi ero già in difficoltà la settimana scorsa, perché anche Steffè mi aveva dimostrato di voler essere presente, insomma aveva avuto degli input in allenamento molto importanti, tanto è vero che poi Steffè è entrato ed è entrato molto bene in partita, ma come è entrato Maisto molto bene in partita, è un altro ragazzo che io non conoscevo ma che è stata una piacevole sorpresa, perché l'esperienza servirà. Ma serve l'esperienza, ma serve anche freschezza, corsa, anzi forse anche un pizzico di spensieratezza. Più. E dobbiamo trovare il giusto mix, perché è una partita talmente complessa che non possiamo preferire una qualità, secondo il mio punto di vista, non posso preferire una qualità all'altra. È una partita talmente importante, talmente complessa che ci vuole il mix di tutto, di qualità, di quantità, di esperienza, di freschezza e spensieratezza. Visto che ha parlato, non so se sono stato chiaro nella risposta. Ha parlato di intensità. La Virtus Francavilla è una squadra che ha
tanti problemi ovviamente ed è il motivo per cui si trova lì sotto a giocarsi il tutto per tutto, deve fare almeno un punto qui a Potenza, però anche oltre a delle difficoltà anche delle buone qualità, ci sono dei giocatori secondo me importanti, uno su tutti sicuramente l'attaccante artistico che secondo me in questa categoria c'entra poco o niente, è uno degli spauracchi, no, di questo Potenza, è stata preparata la partita anche nell'ottica di avere un avversario del genere? No, ma affrontiamo un avversario forte, un avversario di giocatori importanti, insomma è una società che sono più anni che sta in Lega Pro, una società affermata ormai in Lega Pro con una buona struttura, quindi abbiamo massimo rispetto dell'avversario, abbiamo sicuramente anche noi preparato la partita, abbiamo lavorato tatticamente cercando di fare il meglio possibile, ma ripeto, in questo momento anche se ci fosse stato contro la prima in classifica, noi dobbiamo rivolgere l'attenzione a noi stessi perché siamo noi padroni del nostro destino e noi domani dobbiamo fare la partita perfetta, la classica partita perfetta perché dobbiamo portarla a casa. Mister, è ipotizzabile, Volpe mi sembra che stia bene, che è recuperato al 100%, è ipotizzabile Volpe quinto a sinistra con Di Grazia e Caturano punte? Sì. Mister, a proposito di responsabilità che dicevi prima, mi sento comunque di dirti che a livello personale dovresti sicuramente avere una soddisfazione maggiore se tu fossi indicato come il tecnico che ci ha portato poi al risultato finale, e credo che sarebbe una tua grande soddisfazione, visto che l'altra volta rimarcasti il fatto di essere molto arrabbiato, di essere stato determinante e di correre, fra virgolette, il rischio di essere il più grande rimpianto di questa stagione al Potenza, forse il più grande errore, quello di non aver creduto che De Giorgio poteva essere allenatore anche per il girone di ritorno. In questo ambito, ma non perché è rivolto a te, ma è stata anche una mia valutazione, anche io ho fatto un passo indietro rispetto alle valutazioni di allora, proprio perché ritenevo che questa squadra avesse bisogno di un sergente di ferro, e giustamente tu ancora la prima esperienza da allenatore probabilmente ritenevo erroneamente di non poter essere, che forse tu non eri l'uomo giusto in quel momento. Mi rimangio quello che ho detto all'epoca, ritengo che tu potresti diventare il rimpianto di questa stagione che è andata. In questo frangente sei stato più l'amico dei giocatori o il sergente di ferro dei giocatori? Allora, sul rimpiangere le scelte non deve essere una colpa di nessuno, perché quando nella vita hai a che fare con delle scelte sbaglia solo chi deve scegliere. L'osservazione tua sul fatto che magari potevo essere giovane è un'osservazione agli occhi di tutti, sono dati di fatti che non avevo mai allenato, quindi è una perplessità che ci può stare, è una perplessità che insomma ha avuto anche la società, che poi si è optata appunto per io credo proprio in riferimento non al tuo essere allenatore giovane, perché tanti allenatori giovani fanno subito bene, non è proprio rispetto alla valenza di un gruppo che fino ad allora insomma qualche crepa aveva evidenziato. Io mi riferivo alla scelta globale, no? Perché comunque su di me sono state fatte delle riflessioni, e le riflessioni sono state fatte appunto sulla mia esperienza, sulla mia bravura, sullo spogliatoio da gestire, quindi poi nelle scelte si sbaglia, quando chi è dovuto a fare scelte si sbaglia, poi il nostro mestiere è quello, devi scegliere tutti i giorni, motivo per cui siamo soggetti a critiche o complimenti, quindi su quello non c'è stato motivo, ma è stato anche una cosa che io ho capito ed è stato motivo per cui poi ho scelto di prendere la primavera, perché comunque ho avuto possibilità di essere il primo allenatore e di iniziare un mio piccolo percorso che comunque mi ha fatto crescere, ho avuto la possibilità di allenare e di provare le mie idee, di valutarle, di fare esperimenti, insomma. L'altra domanda qual era? Se in queste due settimane sei stato più estraneo al gruppo o parte integrante del gruppo? Credo che essere amico dei giocatori, essere sergente di ferro sono delle affermazioni non corrette, ecco, perché quando uno fa l'allenatore deve essere solo lui stesso, ogni allenatore ha un carattere diverso, c'è l'allenatore con più che preferisce essere sergente di ferro, mentre c'è l'allenatore che ha un carattere magari diverso. A me piace sinceramente
se decido di fare l'allenatore è ovvio che avrò dei problemi, a me piace risolverli dei problemi, ma risolvere un problema a volte non significa farlo per forza con un pugno sul tavolo o rompere un vetro oppure urlare. Il problema si può risolvere tranquillamente sedendoti a tavolino e capire qual è il problema e capire da dove iniziare per risolverlo. Questo è un mio modo di pensare più che altro, ma non deve essere confuso però a essere amico dei giocatori, perché comunque per quella poca esperienza che ho fatto anche qua ho cercato di dimostrare che le scelte le ho fatte con molta determinazione, anche abbastanza con convinzione, ecco, tipo ad esempio Saporiti play, non ho dubitato due volte a metterlo play, quindi se fossi stato amico dei giocatori mettesti Maddaloni. Esatto, la scelta di Maddaloni, cioè essere amico non è un termine giusto, ho un mio carattere, faccio l'allenatore con il mio carattere, punto. La conferenza stampa termina qui, grazie a Mister De Giorgi, i colleghi presenti e tutti coloro che ci hanno seguito tramite il media partner La Nuova TV.